Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo questi fantastici occhiali con lenti di ingrandimento della Parkside, e li vediamo tra poco. I bellissimi occhiali vengono realizzati in due differenti colori, il bianco e il verde. Il terminale delle asticelle e il nasello sono realizzati in morbida gomma. La gomma possiede dei rilievi per essere più aderente. Abbassando questa clip è possibile estrarre il coprifronte. Un comodo estrattore in cotone ci permetterà di estrarre le batterie con maggiore comodità. Al prezzo circa di 10 euro sono comprese anche le batterie AAA. È bene inserire prima quella centrale, quella superiore e infine quella posteriore. Per reinserire il coprifronte sarà sufficiente far incastrare le due alette nelle apposite asole. È bene sempre accompagnare la linguetta affinché l'utensile duri di più. All'interno di una bellissima scatolina in policarbonato è possibile trovare un set da 5 lenti, rispettivamente da 1, 1,5, 2, 2,5 e 3,5x. Maggiore l'ingrandimento e maggiore sarà lo spessore della lente. Le lenti possono essere incastrate nel portalenti attraverso una pressione laterale e possono essere sloggiate nella medesima maniera. L'utensile possiede tre regolazioni, quella verticale, quella orizzontale, che è affidata a una molla in plastica, e quella angolare. Attraverso un bellissimo pulsante rosso a scatto si accenderanno i tre LED di colore bianco e veramente luminosi. I LED possono essere regolati dall'angolo 0 all'angolo 45. La distanza focale dell'occhio dalla lente non deve essere superiore a 45 mm. Direi che il mio manichino è stato progettato con criterio. A seconda del grado della lente, l'oggetto si dovrà trovare a una certa distanza. Con la lente da 1x, l'oggetto si deve trovare a 350 mm. Con la lente da 1,5x, l'oggetto si deve trovare a 260 mm. Con la lente da 2x, l'oggetto si deve trovare a 235 mm. Con la lente da 2,5x, l'oggetto si deve trovare a 225 mm. Mentre con la lente da 3,5x, l'oggetto si deve trovare a 145 mm. Maggiore il grado di ingrandimento e minore dovrà essere la distanza rispetto alla lente. Ci tengo a precisare che non ho trovato queste informazioni sul manuale di istruzioni, ma sono una mia personale ricerca. Il corretto utilizzo delle lenti prevede che l'occhio guardi sempre il centro, il corretto punto focale della lente. Questo adesivo ci ricorda che queste lenti sono molto prestanti, pertanto il sole potrebbe far incendiare una tenda. Lo possiamo rimuovere agevolmente, la colla non lascerà residui. Togliendo l'adesivo potreste avere la sensazione di graffiare la lente, e infatti qualche segno lo abbiamo lasciato. Tuttavia è sufficiente prendere il piccolo panno in microfibra incluso nella confezione e strofinare leggermente la lente. Che torna pulita e senza graffi. Mi raccomando, utilizzate soltanto prodotti dedicati a questo tipo di materiale. Nonostante si tratti di un materiale di buona qualità, vi consiglio sempre di afferrare le lenti dei bordi. Anche se non ho trovato indicazioni al riguardo, credo che queste lenti abbiano un piccolo filtro. Le lenti devono sempre guardare la parte posteriore della scatola perché hanno una forma che invita il loro ingresso. Infine vi consiglio di chiudere la scatola facendo una leggerissima pressione. Gli occhiali vengono anche forniti con un bellissimo accessorio regolabile grazie a una cinghia che può essere inserita al posto delle stanghette. Per estrarre le stanghette bisogna schiacciare questo pulsante con una discreta forza fino in fondo, altrimenti la stanghetta non uscirà. Successivamente è possibile inserire la cinghia, che farà un apposito click. Grazie alla cinghia, anche chi possiede gli occhiali sarà libero di utilizzare l'utensile. Se attraverso la cinghia il peso sul naso dovesse essere eccessivo, ricordatevi di allargarla il più possibile e cercare di tenerla bassa. Ma in ogni caso il peso si sentirà in maniera maggiore senza stanghette. I miei sono occhiali da riposo, non ne ho davvero bisogno. Ma in ogni caso la qualità d'immagine con gli occhiali e con l'utensile è davvero maggiore. Se proprio il naso
pennello vi dà fastidio, sappiate che è composto da due materiali. L'interno è un metallo morbido e l'esterno in gomma. In sostanza è possibile modellarlo. Io ho la parte superiore del naso piuttosto piccola e non mi dà particolarmente fastidio. Se con la lente da 3,5x abbiamo un ingrandimento piuttosto importante, quella che userò di più sarà sicuramente la lente da 1x. Perché permette di raggiungere una distanza dall'oggetto decisamente maggiore. In questo momento sono a una distanza di almeno 30 cm, ma potrei andare oltre. Cari amici, giunti a questo punto del video, tiriamo le somme e vi dico cosa penso di questo utensile. Partiamo subito con il dire che questo per me è l'oggetto più bello che ha fatto Parkside. E adesso vi dico perché. Quando ero piccolo sono entrato in un laboratorio insieme a mio padre. Era il laboratorio di un signore che aveva proprio questi occhiali indosso. Ne aveva altri appesi alla parete. Si trattava di occhiali con lenti coniche. Ero andato lì per vedere un gioco, i Ghostbusters, più per la musica che per il gioco in sé. Di tutta quella giornata mi rimasero impressi soltanto questi occhiali. Li ho desiderati a lungo, per tanti anni, ma per un motivo o per l'altro me ne sono dimenticato e non li ho mai acquistati, finché me li riproposti Parkside. Io ho scelto il colore bianco perché mi ricorda il signor Chilli, ma voi scegliete il colore che preferite. Parte di quello che sono oggi deriva anche da quel signore, che era in grado di aggiustare veramente qualsiasi cosa. Il materiale degli occhiali tutto sommato è buono, li stiamo pagando soltanto 10€. Ma funzionano bene, ci sono viti di buona qualità, la gomma è buona, anche se si tratta di gomma incollata. Nulla è impossibile da risolvere, insomma. Il meccanismo dei LED sembra durevole, i LED sono veramente stupendi. Tutti gli incastri in plastica hanno delle discrete tolleranze. Le molle in plastica hanno un discreto spessore. E poi siamo onesti, con l'avanzare dell'età fa veramente comodo avere un paio di occhiali a portata di mano. Non sono occhiali in grado di bloccare gli urti, in grado di sopportare il calore delle fiamme, ma per piccoli lavori di elettronica vanno più che bene. Questi occhiali non permettono di lavorare su una nanotecnologia, perché in quei casi servirebbe un microscopio. Soprattutto per le piccole saldature di nanocondensatori, ma per lavori di piccola elettronica vanno più che bene. Dopo tutte queste considerazioni, l'affetto che mi lega a questo oggetto, il prezzo a cui venduto, le sue caratteristiche, tutti gli accessori forniti, io credo di potervelo consigliare senza problemi. Prima di fare questa recensione l'ho usato un po', ho fatto qualche saldatura e effettivamente è molto piacevole la sensazione di riuscire a vedere un po' meglio. Cari amici, spero che questa storia vi sia piaciuta, vi mando un caro saluto e un caldo abbraccio, salutandovi al prossimo progetto. Ciao ragazzi! Infine, un consiglio che mi sento di dare agli ingegneri della Parkside è quello di inserire delle lenti nella parte frontale delle lenti posteriori, così da aumentare ancora di più la distanza focale. Appendete questi occhiali al vostro laboratorio, usateli, non lasciateli nei cassetti. Le cose vanno comprate per essere usate, godute, affinché facciano parte della nostra esperienza.